nonostante del sole che splende, Cilindro accende la luce. Si fa un bagno facendo uscire l'acqua dalla vasca. Fa i suoi bisognini, ma per pulirsi usa 3 rotoli di carta igienica. Senza nome gli fa capire che così non va. Poi, per giocare, si arrotola con la carta igienica fino a sembrare una mummia. Cilindro ora si prepara una montagna di cibo sapendo che ne mangerà solo la metà della metà. Portatile e Pio non sono d'accordo. Va in camera, apre le finestre e tiene i termosifoni accesi. Cilindro abita a 10 metri dalla scuola, ma preferisce andarci in macchina. Diva scuote la testa, anche lei non è d'accordo. Fa i compiti, sprecando fogli e colori. Mentre fa la merenda, usa il prato come un cestino. Però, quella notte, ripensa a ciò che ha fatto e fa sogni spaventosi. Sogna che la natura si stia ribellando.